Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, io ho aspettato a fare il video per i risultati, perché a questo punto era veramente, insomma, dopo aspettare i risultati. E quindi niente, che dire, andiamo ad analizzare la partita. Allora, un Pisa che è sceso in campo sicuramente con le idee annebbiate, non era lucido, quindi non è sceso in campo aggressivo, non è sceso secondo me in campo con la voglia di fare. Tant'è vero che il Lecce sì che è sceso in campo con la mentalità giusta e la testa giusta. È stato un Lecce aggressivo fin da subito, Lecce aggressivo, un Pisa che nel primo tempo a malapena riusciva a contenere il Lecce, perché questa è la verità, un Pisa che è riuscito a mantenere le distanze, ma insomma per poco, perché poi su un errore di Beruatto Lucioni in sacca e siamo sullo 0-1, sull'1-0. Io ho detto, ma vediamo se magari i ragazzi riescono a inquadrare un po' la situazione. Niente da fare, un centrocampo che oggi ha sofferto le pene dell'inferno, veramente. Ecco perché dice non arrivano i palloni avanti, perché al centrocampo non eravamo in condizioni di poter far riuscire a far arrivare i palloni alla tre quarti e quindi poi alle punte. Torregrossa oggi NP, ma l'ho detto anche forse perché non c'è stato centrocampo, questa è la verità. Un Lecce che ha corso 4 volte quello che abbiamo fatto noi, un Lecce aggressivo, un Lecce che sicuramente ha creduto alla Serie A, questo è il discorso. Nel secondo tempo niente, che dire, stesso cinema, stesso film. Poi ci sono state le sostituzioni, è entrato Sibilli, io pensavo qualcosa di più, ma niente, è uscito Puskas, ma forse io non l'avrei tolto. Comunque è stato Luca ha fatto bene, secondo me forse si sarebbe meritato di entrare oggi dall'inizio al posto di Torregrossa, ma questo è solo un mio punto di vista. Marin sicuramente andava sostituito, magari che consiega, non lo so, cioè purtroppo noi abbiamo il deficit, si è presentato il deficit a centrocampo con il calo di Touré, Gooker che non è in condizioni, quindi abbiamo purtroppo il deficit al centrocampo e si sta dimostrando tutto. Quando ti è il deficit al centrocampo non c'è niente da fare, riesci a contenere perché è una difesa forte, ma poi vai vicino alla capitolazione perché non riesci a mandare i palloni in avanti e quindi di conseguenza non c'è niente da fare. Se andiamo a vedere il tabellino è una catastrofe. Ora io dico, vabbè, poi andremo a vedere domani alla trasmissione, noi siamo nerazzurri, quello che ha detto il mister, e poi andremo ad analizzare meglio. Comunque sostanzialmente la partita si può dire che si chiude all'85esimo con il gol di Faragò. Un Pisa che forse ha fatto due tiri, ma non è mai stato in condizioni in palla di poter far testa, far fronte a questo Lecce che fondamentalmente è una squadra forte. C'è niente da fare. Va bene, detto questo, andiamo un attimo a vedere insomma quello che è successo oggi. Che è successo dell'incredibile. Io infatti ho aspettato a fare il video apposta per questo, perché alla fine la Ternana ha avuto ragione sul Benevento per 2-1. Poi il Frosinone ha stracciato il Monza, letteralmente stracciato il Monza per 4-1. E poi il Crotone, nonostante, ahimè, sia retrocesso matematicamente in Serie C insieme al Pordenone, è riuscito a strappare una vittoria sulla Cremonese per 3-1. Forse queste squadre si sono svegliate tardi. Va bene, detto questo, niente. Noi praticamente l'unico risultato a noi sfavorevole è stato il nostro, perché per il resto oggi i risultati sono stati a propisa, ma bastava a quel punto anche un pareggio e così non è stato neanche il pareggio. Io ho pensato, detto, se non si vince, invece no, avendo tutti questi risultati a noi sarebbe stato sufficiente anche uno 0-0, cosa che non è stata puntualmente. Ma perché? Secondo me perché i ragazzi sono scesi in campo e non ci hanno creduto,
questo è il discorso. Invece ci dovevano credere fino alla fine. E poi, insomma, va bene, poi la vedremo per meglio domani sulla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, che io vi ricordo tutti presenti qui domani sera alle 21:30. Poi metto la locandina, eccetera, eccetera. Quindi troviamo un Lecce a 68, tanto per dare un'occhiata alla classifica. Quindi una Cremonese a 66, un Monza a 64, poi Benevento, Brescia e Pisa a 63. Quindi è tutto aperto ancora per il secondo posto, quindi per la salita diretta. È ancora tutto aperto, visti i risultati di oggi. Chiaro che noi con il Cosenza non possiamo far altro che vincere, se ancora ci crediamo, eh? Non possiamo far altro che vincere. E allora a quel punto lì andremo a 66 e poi c'è la partita col Frosinone alla fine. E noi non andremo a Frosinone a fare una passeggiata, sicuramente no, perché se si vince col Cosenza e dopo vincere anche con il Frosinone, a quel punto 63, 66, 69 è Serie A diretta. Questo è quanto, visti i risultati di oggi, perché poi il Monza ha lo scontro diretto con il Benevento. E quindi vi andassi o l'uno o l'altro, non si scappa, non si scappa, cioè, perché questo è il discorso. Perché se andiamo a vedere, noi avremo alla 37esima, noi andiamo a giocare, noi giochiamo in casa contro il Cosenza e Monza e Benevento se la scontrano, niente a fare. Quindi è tutto aperto, è tutto aperto. Poi c'è la SPAL Frosinone, se la SPAL non lo so, a rischio retrocessione, a rischio playoff, scusami, a rischio playout, scusate, a rischio playout. Quindi, voglio dire, anche la SPAL, insomma, dovrà far vedere qualcosa alla fine. Beh, io per questo video la chiudo qua, non mi dilungo oltre, vi rimando alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri di domani alle 21:30. Io vi ricordo una cosa: pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate la partita di oggi. Mi raccomando, i vostri commenti sono importanti, importantissimi. Io vi ricordo che abbiamo superato i 500 iscritti, quindi iscrivetevi al canale. E io in ultimo vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.